L'importanza storica e architettonica della stazione ferroviaria di Viareggio, ma anche i risvolti relativi ai problemi di tutela e di restauro del bene immobile, sono stati al centro della discussione oggi della giornata di studi a Villa Argentina. Un convegno promosso dal CEDACOT e curato da Milva Giacomelli, Ezio Godoli e Antonella Serafini. All'evento hanno collaborato la Fondazione Ferrovie di Stato Italiano, l'Ordine degli Architetti di Lucca e Pistoia, le Soprintendenze Archeologiche, Belle Arti e Paesaggio delle province di Lucca, Massa Carrara e la provincia di Firenze, Pistoia, Prato e Lucca. Prosegue con questo incontro la collaborazione già attivata da anni fra la provincia di Lucca e il Centro di Documentazione per l'Architettura Contemporanea in Toscana. Attraverso questa iniziativa, già programmata nel calendario degli eventi che annualmente la provincia redige e riprogrammata poi a seguito dell'emergenza. E proprio in questa fase ci è sembrato particolarmente significativo voler rilanciare la programmazione delle iniziative che si svolgono all'interno di questo contenitore culturale aperto alla Versilia, alla città di Viareggio e a tutto il contesto provinciale, proprio dall'architettura e dall'immagine urbana che l'architettura contemporanea ha dato a questa costa, a questa città e alla nostra provincia. E da qui si parte per lanciare l'iniziativa di un progetto di valorizzazione vero e proprio che sappia trasformare e valorizzare appieno questo contenitore. La stazione ferroviaria di Viareggio, progettata da Roberto Narducci, fu attivata nel 1936 e inaugurata alla presenza del ministro delle comunicazioni Antonio Stefano Benni. Sostituì quella precedente, aperta nel 1861, che risultava ormai inadeguata al ruolo commerciale e turistico che stava assumendo la città in quel periodo.